Bella per voi, ragazzi, qui Arcipolla e bentornati sul mio canale in un nuovo video unboxing. Come alcuni di voi sapranno, perché l'ho detto in live per chi mi segue più assiduamente, un po' di tempo fa si è sgangherata la mia vecchia tastiera della Trust, su cui avevo a mia volta fatto ai tempi un video unboxing. Se volete recuperarvelo, ve lo lascio qui in alto a destra, potete andarvelo a vedere. Era una tastiera, raga, come potete notare, come ben saprete chi è più avvezzo nel mondo della tecnologia, essendo un prodotto della Trust era abbastanza economico. E devo dire che mi è anche durato parecchio, mi è durato un paio d'anni, che ripeto, per un prodotto economico di questa portata non è niente male. Tuttavia, ragazzi, si è sgangherato, come vedete mi è saltato il tasto control, mi si è rotto il tastino, mo non si vede bene, però si è sgangherata e diciamo ha servito i suoi doveri per abbastanza tempo e adesso è arrivato il momento di cambiarla. Ho deciso di sostituirla con questo modello di una marca diversa, che in questo caso è la AUK. Il modello di preciso è il KMG6. Andiamo subito ad analizzare la confezione, regà, fra poco entreremo nei dettagli. È una tastiera chiaramente meccanica con retroilluminazione a LED. La confezione, devo dire, è una delle più semplici che abbia mai visto nei miei video unboxing, e ne ho viste di confezione semplici, talmente semplice che per andare a leggere il nome del modello bisogna girare la scatola e andarlo a vedere scritto qui in piccolino. Vengono fornite veramente pochissime informazioni, cioè l'indirizzo chiaramente della casa di produzione posto sul retro, qualche indicazione tipo certificazione europea, eccetera eccetera. Nella parte frontale appunto c'è scritto il nome della marca, retroilluminazione a LED, 105 tasti, tastiera meccanica con una raffigurazione tra virgolette frontale in due dimensioni del layout più o meno della tastiera. Non c'è scritto letteralmente nient'altro sulla confezione, come vedete, raga, veramente nulla. Quindi direi che man mano che la apro e faccio l'unboxing vi do io qualche indicazione tecnica sulle caratteristiche di questa tastiera. Allora, inizio con il dire che non è una tastiera che vuole essere esigente, nonostante sia appunto una tastiera pensata per il gaming e una tastiera meccanica, ma come andremo a vedere soprattutto poi in futuro quando la collegherò al computer, è veramente una tastiera che non vuole avere nessuna pretesa. Viene fornita all'interno della scatola, la tiriamo subito fuori così vediamo meglio, la tastiera vera e propria, regà, eccola qui. All'interno della scatola non c'è rimasto più niente, con la protezione in polistirolo e letteralmente nient'altro. Eccoci qua, una volta tolta la protezione abbiamo accesso direttamente alla tastiera vera e propria. All'interno della confezione ovviamente c'è il libretto di istruzioni con annesso anche 24 mesi di garanzia. Non so se si riesce a leggere bene per la luce, ecco, forse così si riesce a leggere meglio. Comunque ci avrete 24 mesi di garanzia. Il retro di questa garanzia è uno dei più particolari che abbia mai visto. Libretto delle istruzioni con lingua inglese ma anche in italiano, non so se si riesce a leggere bene sempre per il riflesso della luce, comunque è anche in lingua italiana. Ti servirà molto soprattutto per scoprire quali combinazioni e quali effetti luminosi preimpostati dare alla tastiera. E a proposito di effetti luminosi, a cui fra poco arriveremo e vedremo bene nel dettaglio quando la collegherò al computer, insieme alla tastiera viene fornito l'estrattore per tasti, che è situato proprio qua, eccolo qui. Ma oltre a questo, quantomeno in questa confezione che ho comprato io, che penso sia la più semplice di tutte, non viene fornito nessun tasto di ricambio, nemmeno per i tasti WASD, ESC e le freccette direzionali. Non viene fornito assolutamente nessun tasto di ricambio, ma comunque per il prezzo a cui l'ho pagata, veramente molto molto economica, raga, devo dire, secondo me ci sta. Ok, l'estrattore dei tasti veramente molto semplice, agganciate un tasto in questo modo e eccolo qui, viene via subitissimo, regà, come potete vedere. In questo caso ho pescato il tasto 1, ma potete farlo con tutti i tasti. Per rimetterlo al suo posto basta che lo infilate sopra, fate un po' di pressione e il tasto è di nuovo pronto ad essere premuto. La tastiera è in metallo, penso sia fatta in alluminio, il che la rende molto molto resistente e anche un po' pesantuccia. Pesa circa 1,3 kg, quindi una tastiera bella importante. Se la giriamo, come possiamo vedere sul retro, ci sono delle feritoie qui in basso che rendono sostanzialmente la tastiera leggermente impermeabile. Ovviamente se ci rovesciate sopra una bottiglia intera di Coca-Cola è probabile che la tastiera accusi dei problemi, ma comunque ci sono delle feritoie in modo tale che se vi casca un bicchierino d'acqua, un bicchiere di caffè o altri liquidi, insomma, che non siano troppo esagerati, possono uscire da qua sotto, non si vanno ad annidare all'interno dei circuiti, il che la rende una tastiera molto comoda per gli incidenti, passatemi il termine. Nella parte posteriore ha
anche i piedini che possono essere alzati per metterla in posizione più diagonale nei confronti dell'utilizzatore. I tasti, parliamo dei tasti. I tasti sono degli Switch Blue Outemu e sono testati, diciamo, per arrivare all'incirca a 50 milioni di battute. Hanno 60 grammi di forza, regà, e come sentite, essendo appunto una tastiera meccanica, la pressione dei tasti ha il suo ticchettio chiaramente riconoscibile e riconducibile alle tastiere meccaniche. Mi sto un attimo zitto, avvicino il microfono e vi faccio sentire il clicchettio dei tasti. Devo dire, una tastiera di tutto rispetto, regà, ovviamente connessione USB con il cavetto fatto in questo modo, identico a quella precedente che avevo. Il cavo non è lunghissimo, ma comunque dovrebbe fare alla maggior parte delle esigenze. Tuttavia non è lungo abbastanza da consentirmi di collegare la tastiera al computer da questa posizione, da dove sto adesso. Quindi taglio al volo il video e ci ribecchiamo quando avrò cambiato inquadratura e collegato la tastiera al PC. Eccoci ritornati, raga, scusate il cambio repentino di inquadratura e di illuminazione, però l'ho fatto di proposito perché devo spiegarvi ulteriori cose. Inizio con il dire che la lunghezza del cavo è di 1,5 metri, quindi potrebbe essere una cosa positiva per alcuni utenti, mentre negativa per altri, dipende dalle vostre esigenze. Le dimensioni della tastiera sono abbastanza ridotte, sono 434 mm per 135 per 37 di altezza, diciamo. La scocca, come potete vedere, ricopre soltanto la porzione in cui ci sono i tasti e basta, sostanzialmente non ha ulteriori cose decorative a differenza di quella che avevo prima. Ovviamente compatibile su Windows, Mac, Linux e anche Android. Se c'è qualcuno interessato a saperlo, ha una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz. E andiamo a vedere, regà, i preset, diciamo, per le impostazioni di retroilluminazione che sono presenti all'interno di questa tastiera. Allora, una cosa da dire è che ovviamente, non essendo una tastiera da gaming di fascia alta, non ha la personalizzazione completa della retroilluminazione, ok? Non potete scegliere di metterla di tutti i colori, farla ad esempio tutta rossa, tutta blu, tutta gialla, tutta verde, eccetera eccetera, ma ci sono dei preset molto molto carini che potrebbero soddisfare alcuni utenti che non sono molto esigenti in ambito estetico, diciamo così. Allora, se premete FN più INS, come potete vedere, rimarranno illuminati solo i tasti che premete, ok? C'è questa cosa molto carina per la personalizzazione. Lo premiamo di nuovo e si accendono tutti. Poi un altro preset è questo, che tiene accesi soltanto i tasti relativi al gaming, quindi ESC, WASD e i tasti direzionali. Premendo di nuovo FN più INS verrà effettuato una sorta di loop all'interno della tastiera, come vedete c'è questa animazione che può essere velocizzata in questo modo premendo FN più freccetta a destra, oppure rallentata premendo FN più freccetta a sinistra. Se teniamo sempre premuto FN e utilizziamo la freccetta in su o in giù, verrà aumentata o diminuita l'illuminazione della tastiera. Sempre FN più INS ci darà un altro effettino molto carino. Anche qui stessa identica cosa, si può velocizzare o rallentare l'effetto nello stesso modo di prima. Ripremendo INS partirà quest'altra animazione, stesso identico discorso, si può velocizzare, aumentare la luminosità o diminuirla, oppure rallentarlo. Questo è un altro preset ancora, e l'ultimo, che io ritengo il più carino di tutti, che è appunto quello di effettuare questa sorta di onda d'urto alla pressione di ogni tasto. Come potete vedere, ad ogni tasto che premete, ok, c'è questa sorta di espansione. Ecco, un effetto molto molto carino. Premendo di nuovo FN più INS rimarranno tutti quanti accesi. E addirittura, oltre a questo, ci sono anche dei preset per delle configurazioni per dei generi videoludici particolari. Ad esempio, se premiamo FN più 3, rimarranno accesi soltanto i tasti pensati per il gioco Call of Duty o giochi, diciamo, simili, ok? La configurazione COD. Se premiamo FN più 4, se non sbaglio, si accendono i tasti adatti per gli RTS. FN più 5, FN 6, 7, 8, arriva massimo a 8, e diciamo potrete appunto switchare tra questi 8 generi videoludici che stanno presenti nel manuale di istruzioni, che vi invito a leggere caldamente nel caso decidiate di acquistarla, che possono esservi utili per switchare anche velocemente le sessioni di gaming. Se state giocando a COD e poi volete subito dopo giocare a LOL, ecco, basta che premete
così vi appare il preset per giocare a COD e poi FN più 4 e subito pronti per giocare a LOL. Personalizzazione molto basilare, ma ripeto, questa è una tastiera veramente senza pretese, raga. Io mi ci sto trovando benissimo perché anche plug and play, cioè appena la connettete un secondo dopo che l'avete connessa tramite la porta USB sarete in grado di utilizzarla, quindi non c'è bisogno di aspettare per l'installazione di driver vari. Velocissima, semplice, meccanica e soprattutto economica. È veramente una delle poche tastiere meccaniche che sarete in grado di portarvi a casa a meno di 50 euro o, quando siete fortunati, su Amazon anche a meno di 40 euro. Quindi raga, direi un very big plauso sotto questo punto di vista. Potrebbe essere al caso vostro anche per esempio come una tastiera di transito per abituarvi più o meno all'utilizzo di una tastiera meccanica, esattamente quello che farò io siccome ho utilizzato sempre tastiere a membrana. Detto questo raga, io spero che questo unboxing e mini recensione, perché non è che ci sia molto da dire, vi sia piaciuta. Se è così potete dimostrarlo lasciando un like, visitate il link in descrizione se vi siete incuriositi e volete sapere ulteriori dettagli tecnici su questa tastiera o su altri prodotti che ho unboxato. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata e niente raga, noi ci becchiamo al prossimo video unboxing. Bella per voi.